Allora, vi faccio una sintesi rapida dei concetti chiave che sono stati espressi nella lezione della scorsa settimana e poi mi soffermo invece su un punto che necessita di alcune spiegazioni più approfondite. Allora, nella scorsa settimana abbiamo parlato di processi decisionali individuali e abbiamo definito la decisione e la decisione è per definirla siamo partiti dall'etimologia latina della parola, decidere proviene da decaedo. Decaedo in estrema sintesi può significare anche tagliar via. Allora, cosa taglio via quando faccio una decisione, quando prendo una decisione? Taglio via le numerose alternative che mi si presentano nell'ambito di un processo decisionale e ne scelgo una. Quindi abbiamo detto che decidere significa scegliere tra numerose alternative. Poi abbiamo fatto anche una doverosa premessa teorica e abbiamo individuato i processi decisionali come un elemento base e fondamentale di una prospettiva organizzativa che vede l'organizzazione come un elaboratore di informazioni. Quindi cosa significa vedere l'organizzazione come un elaboratore di informazioni? Significa che l'organizzazione nella sua essenza più intima può essere vista come un processore che elabora, decodifica e produce conoscenze partendo dalle informazioni. I processi decisionali quindi sono i nodi cardine di questo continuo flow di informazioni che si verifica all'interno dell'organizzazione. Abbiamo parlato poi di alcuni possibili approcci ai processi decisionali individuali, siamo partiti da quelli individuali, non quelli collettivi, quindi come decide il singolo, e abbiamo parlato dell'approccio razionale. Quindi l'approccio razionale proviene da una matrice illuministica classica, come dice la stessa parola, razionale, che prevede di prendere decisioni, che le decisioni individuali siano prese sulla base di un articolato processo scomposto in varie fasi, che ora qui non vi sto a ripetere, che sono semplici da apprendere. Però abbiamo visto che non sempre le aziende, decidendo sulla base di processi razionali, prendono decisioni buone. Questo può dipendere dai fini, abbiamo visto, e abbiamo fatto l'esempio che si commenta da solo, di cui non c'è bisogno di ogni commento, della Gestapo, dell'SS, organizzazioni che si basavano su procedure razionali perfette, ma ecco, che prendevano decisioni di cui no, non necessita fare nessun commento. Ma anche nell'ambito del mercato, abbiamo fatto l'esempio della New Coke, quindi di un prodotto che è stato un fallimento veramente importante per un'azienda importante come la Coca-Cola, che ha visto susseguirsi di numerosi processi decisionali presi con metodi razionali che poi hanno sfociato una decisione di mercato fallimentare. E allora abbiamo affrontato la razionalità assoluta e siamo scivolati sul paradigma della razionalità limitata, che dobbiamo al premio Nobel, al momento non ancora premio Nobel, Herbert Simon, il quale nel 1947, con la pubblicazione del suo Bounded Rationality, ci spiega una cosa essenziale, che i presupposti su cui si basano i processi di razionalità assoluta sono in realtà contrari alla realtà. Quindi io per prendere una decisione sulla base di un meccanismo rigorosamente razionale dovrei avere il tempo e le risorse essenzialmente di investigare tutte le alternative possibili. Spesso questo tempo e queste risorse non ci sono e quindi il processo decisionale porta, sulla base anche di altri fattori come l'emotività, come l'accettazione sociale dei manager, a decisioni che possono non essere buone. E quindi il
Il manager deve sapere che si muove in un contesto di razionalità limitata e non assoluta. Quindi le decisioni migliori paradossalmente non sono quelle ottime prese con il metodo di razionalità limitata, ma in una consapevolezza di una una razionalità assoluta, ma in una consapevolezza di una razionalità limitata. E qui può giocare un ruolo importantissimo una caratteristica che noi abbiamo innata nella nostra mente, che è l'intuizione. Cos'è l'intuizione? Vedrete lucidi. Intuire deriva da anche questa parola, cioè molto utile l'etimologia latina, intuire deriva da intuere, vedere dentro, avere la capacità di capire dentro di noi, dentro la nostra mente, qual è la migliore o una buona, soddisfacente soluzione a un problema. E ci siamo soffermati, abbiamo visto il video di Indiana Jones il numero 3, quello alla ricerca del Sacro Graal. Abbiamo visto la scena finale del film in cui un tedesco di nome Donovan spara al padre di Indiana Jones, che nel film è Sean Connery, e gli dice, nella mistificazione che viene fatta nel film, a Indiana Jones, a Harrison Ford, o vai a prendere il vero Sacro Graal oppure non puoi salvare tuo padre. Quindi Indiana Jones, come il manager, deve agire in un tempo limitato, entra in una stanza, per farvela in sintesi, dopo aver superato varie prove, dove ci sono i vari Graal, dove ci sono decine se non centinaia di Graal, e lui in un attimo riesce a scegliere quello giusto, mentre il tedesco sceglie quello sbagliato e fa una fine indegna. Quindi Indiana Jones, come il manager, riesce a scegliere il Graal giusto, ma come fa? Sulla base dell'esperienza. Indiana Jones in quel film è un archeologo, quindi si può prendere buone decisioni anche in condizioni di stress competitivo, di limitatezza di risorse e soprattutto di tempo, sulla base dell'intuizione. Gli studi hanno dimostrato, un bellissimo studio è stato fatto dallo stesso Simon, dopo che nel 78 aveva vinto il Nobel, nell'87 fece un bellissimo studio che fu pubblicato prima negli Stati Uniti, poi anche in Italia, sulla rivista Sviluppo Organizzazione nell'88, in cui lui dimostra quanto l'intuizione può essere scientifica attraverso il gioco degli scacchi. È proprio questo il concetto su cui bisogna soffermarci un attimo, su questo esperimento, un po' per farvi assaporare la genialità di questo premio Nobel, un po' per farvi vedere come nelle organizzazioni aziendali si possono, attraverso opportuni esperimenti, anche mostrare fenomeni difficili da studiare, come il legame tra intuizione, buona intuizione ed esperienza. Cosa fa Simon? In estrema sintesi, prima di tutto va a interrogare i maestri di scacchi. Il maestro di scacchi ha una base, le graduatorie dei tornei esprimono la competenza del maestro, quindi se uno è avanti nelle graduatorie vuol dire che è un bravo giocatore di scacchi. E quindi se accedi alle graduatorie, attingi alle graduatorie, sai di intervistare persone che hanno delle competenze elevate e quindi hanno avuto successo in quel gioco che è razionale, completamente razionale. La prima intervista che fa, gli chiede, dice, ma per prendere una decisione tu come la svolgi questa, come la prendi la decisione di fra infinite, quasi infinite alternative di fare la mossa giusta? Dice, io la mossa la vedo, la risposta, in pochi istanti, in pochi secondi. Poi impiego il resto del mio tempo, che possono essere circa 30 minuti, a verificare i punti di forza e di debolezza. Quindi l'intuizione immediata è quella che mi dà mi indica già la strada da percorrere. Va bene, dice Simon. Non è però soddisfatto di questa cosa, perché si tratta comunque di un'intervista etnografica e non facilmente dimostrabile. Allora osserva le partite multiple. Alcuni maestri di scacchi, per allenarsi ai tornei, svolgono partite multiple, cioè contemporaneamente giocano anche contro 25 fino a 50 avversari.
e hanno ovviamente dei time for answer, dei tempi di risposta molto più bassi, quindi dell'ordine 1-2 minuti. E osserva che la performance di questi maestri è simile a quella del torneo, se non identica. Quindi vuol dire che chi è esperto rapidamente riesce veramente a prendere la decisione giusta. Simon non è ancora contento di questo secondo livello di analisi che effettua per dimostrare il rapporto tra intuizione e esperienza, e allora fa un ulteriore esperimento. Prende una scacchiera dove mette sopra 25 pezzi su questa scacchiera che sono disposti come in una partita. Poi prende un maestro di scacchi, una persona che è un buon consulente intellettivo, ma che non è esperto di scacchi. Gli mostra la scacchiera a tutte e due, la fa vedere per qualche minuto, poi gliela toglie e gli chiede di ricostruirla, questa scacchiera. La ricostruzione dà dei risultati sorprendenti. Il maestro di scacchi riesce a rimettere 23-24 pezzi su 25 al posto giusto. Il novizio solo 6, in media. Non è ancora contento, fa un ulteriore esperimento. Prende la stessa scacchiera e rimette 25 pezzi, Simon, e li mette in una posizione che non ha niente a che vedere con una partita di scacchi. La fa vedere sempre due soggetti, per qualche minuto gliela ritoglie e gli chiede di ricostruirla. Tutte e due in media mettono solo 6 pezzi. Allora, con cosa dimostra Simon con questo esperimento? Questi numeri sono significativi, da 6 a 23, 24 c'è una grossa differenza, l'esperimento viene ripetuto. Simon dimostra che l'intuizione è basata sulla memorizzazione di schemi cognitivi, in questo caso visuali, nell'azienda possono essere invece degli schemi cognitivi relativi a esperienze non visive, e quindi la persona esperta memorizza questi che Simon chiama chunks all'interno della propria mente, e poi questi chunks, con i miliardi di neuroni che abbiamo e le migliaia di chilometri di circuiti neuronali che ci sono nel nostro cervello, vengono elaborati alla velocità della luce e vengono utilizzati velocemente nel momento giusto con buone probabilità di successo. Poi, come ci fa notare Peter Senge, che voi conoscete bene nell'ambito del nostro corso, sempre sul rapporto razionalità e intuizione, l'intuizione può dare degli effetti buoni, poi vanno verificati con anche procedure razionali se il tempo ci rimane, come fa il maestro di scacchi nella partita. Lo stesso Einstein cita Senge nella quinta disciplina, che dice di aver inventato la teoria della relatività sognando se stesso, quindi con un'intuizione che viaggiava sul raggio della luce, e poi l'ha verificata ovviamente con assunti e con preposizioni matematiche.